Il libro è il suo titolo, nel senso che è da una parte un urlo, cioè la voglia di far arrivare un suono e che qualcuno possa, il maggior numero possibile di persone naturalmente, possa sentire questo suono, questa richiesta di ascolto, tra virgolette, anche se c'è naturalmente un gioco etimologico molto semplice perché nell'etimologia del titolo c'è anche il sentimento che è alla base. Il sentire che è alla base dell'estetica. Questo è un trattato di estetica che ha uno stile a metà rinascimentale, a metà come una sinfonia, perché è diviso in quattro parti, quindi può essere letta la parte centrale, la parte finale, che sono 30 brevi saggi di una pagina, oppure la parte introduttiva, con un finale molto aperto. Tra l'altro mi è piaciuto molto presentarlo qui in Arena, all'Istituto Giordano, perché mi ha imbarazzato e quindi vuol dire che il libro ha colto nel segno, nel senso che evidentemente ha una densità intellettuale che mi ha in qualche modo imposto una riflessione sulla comunicazione umana, perché di questo si tratta. È stata una presentazione in cui abbiamo cercato di aprire dei fronti di collaborazione intellettuale, ma soprattutto di relazioni umane tra figure che gravitano nel mondo dell'architettura, del design, ma anche dell'arte, eccetera. Sostanzialmente parte questa collaborazione all'interno del comitato scientifico che gestirà lo spazio dell'Arena, che già fa abbastanza paura chiamarla Arena, no? Prima di tutto perché rimanda a un tema agonistico, quindi a un agone sportivo dove niente può essere rassicurante, che poi, se volete, è la finalità ultima della cultura. Insomma, se la cultura fosse rassicurante non sarebbe cultura realmente. E dall'altra parte l'idea che l'Arena abbia in One, che è questo magazine, il suo risvolto digitale molto più veloce. Viviamo tempi veloci. Quindi cercheremo di comunicare in maniera abbastanza veloce, questo senza rinunciare naturalmente a quella densità culturale che nasce dallo studio, dall'approfondimento e dalla ricerca, che quindi non può essere veloce, insomma, questa è la grande contraddizione. Posso dirvi che abbiamo avuto la disponibilità di Dante Benini, che comunque è una figura rappresentativa importante, anche controversa, dell'architettura italiana. Un uomo che ha vissuto la sua lunga carriera professionale di grande successo internazionale e nazionale, un po' al limite, insomma, di alcune scuole di pensiero, e quindi per questo mi piaceva, ma che ha una prassi progettuale, ed è su questo che noi vogliamo indagare all'interno dell'Arena, molto particolare. Quindi Dante Benini sarà una delle sorprese che utilizzeremo nei prossimi mesi.